Sono Massimiliano Koch, ho 47 anni, da, vengo da San Nazzaro de Burgondi, da 20 anni vivo però in questa città eh, che oggi mi vede nell'amministrazione, che è Pavia. Eh, le mie deleghe eh, sono numerose ma mo molto impegnative e molto stimolanti per eh, la mia attività e sono l'urbanistica, l'edilizia privata, lo sportello unico attività produttive, l'ambiente il verde, il decoro urbano e le fonti rinnovabili. Ecco, assessore, vogliamo eh, così ricordare quali saranno i eh, prossimi interventi che il suo assessorato farà per la nostra città? Eh, come assessorato abbiamo numerose, numerose deleghe e in tal senso stiamo lavorando su alcune tematiche specifiche, in particolare sulla parte urbanistica, eh, svilupperemo il tema delle aree dismesse eh, e come sapete da poco è stata anche acquisita l'area NECI, quindi un importante centro. Eh, un piano interno di riqualificazione della, della, della città eh, in corrispondenza del Naviglio e dello stadio e della parte diciamo, vicino al castello, eh, l'area NECA è un'altra area che è partita e che eh, è in fase di sviluppo. Abbiamo anche altri numerosi piccoli interventi che sarà mia cura seguire e sviluppare nel dettaglio. Eh, sul tema dell'ambiente abbiamo due tematiche importanti che è il contratto di manutenzione del verde che scadrà nel mese di ottobre. E che dovremmo comunque riappaltare eh, al fine di rendere la città eh, degna eh, e decorosa da questo punto di vista. Eh, L'altra tematica chiaramente è l'appalto la, dei rifiuti, anche in questo caso punteremo eh, sulla raccolta differenziata, eh, trovando soluzioni ottimali migliorando e implementando l'attuale servizio. Per quanto riguarda invece il decoro urbano, quali potranno essere le novità? Sul decoro urbano stiamo collaborando anche con ASM per organizzare in questi primi periodi un gruppo di intervento urbano qualificato, che si occupi del verde e delle pavimentazioni, comunque ridando decoro alla città, intervenendo in modo rapido su quelle segnalazioni che i cittadini faranno e su quegli interventi che riteniamo più urgenti e più necessari per ridare dignità alla città.